Ricostruzione alla quale si prova a dare uno sprint finale con i commissariamenti che intervengono come estrema razio ovviamente laddove ci sono ritardi in città nelle frazioni. Sono 13 commissari scelti con sorteggio dal comune che andranno ad occuparsi di aggregati che sono fermi da tempo e che rappresentano i cosiddetti buchi neri della ricostruzione. Via Roma, Piano, La Torretta, Bagno e altre zone della città in questa trascia di commissariamenti. Secondo una stima ci sono circa 300 aggregati per i quali non sono state presentate le parametriche 2 e i progetti esecutivi. Si tratta di quegli aggregati che sono di fatto fermi alla parametrica 1, che è quella che serve sostanzialmente a stabilire il contributo. Sempre secondo la stessa stima, ci sono pure una quarantina di aggregati conflittuali dove i lavori sono partiti, ma dove sono sopraggiunti poi dei problemi e dei contenziosi. Gli aggregati commissariabili potrebbero sviluppare circa 500 milioni di lavori. Da un lato le inadempienze relative appunto a consorsi che non vanno avanti con i lavori o che addirittura non si sono costituiti, e in questo caso noi naturalmente lavoriamo su un processo collaborativo. Abbiamo fatto molte diffide, a seguito di queste diffide, circa il 50% dei diffidati hanno preso contatto con gli uffici del comune per concordare un cronoprogramma per la consegna degli elaborati. Poi la parte di quelli che invece neanche dopo la diffida eh, aderiscono e diciamo, si, rendono, eh, si smuovono dall'inerzia vengono commissariati. L'altro problema grosso invece è quello delle consorsi costituiti con le parametriche parte prima presentate e la parte seconda ancora invece non presentata. Ne abbiamo 800 da ricevere, di queste circa 500 hanno accumulato dei ritardi medi intorno a All'anno e mezzo, e si tratta di molte centinaia di milioni di euro che non possono essere spesi, che non possono essere immessi nell'economia locale. Con questi sorteggi si sono superati 20 commissariamenti, commissari sorteggiati da un elenco di 600 figure che non potranno avere più di un lavoro. Unica strada questa per cercare di recuperare terreno perduto dove si sono verificate situazioni di difficile gestione, per poter ambire prima possibile ad una ricostruzione che sia al 100%.